Ma governo e regione hanno deciso di includere anche la provincia di Pesaro Urbino nelle zone con maggiore precauzione, perché pur non avendo un focolaio, pur non essendoci situazioni particolarmente complicate, però essendo a confine con l'Emilia-Romagna, hanno scelto su richiesta della Regione Marche di inserire la provincia di Pesaro Urbino tra le regioni nei quali permarrà la chiusura. Quindi la prossima settimana avremo ancora scuole chiuse e eventi pubblici principali annullate. Anche per questo abbiamo ridimensionato oggi l'iniziativa per Rossini, anche se continueremo la nostra battaglia contro il panico, perché continuo ad essere sempre più convinto che il panico stia facendo molti più danni del virus e che avrà un impatto, questo panico psicologico, sociale, economico, turistico devastante nel nostro territorio in Italia. Quindi dobbiamo fidarci della comunità scientifica, applicare le ordinanze, ma anche lavorare per tornare gradualmente alla normalità. Sono in programma disinfettazioni, qualcosa per la pulizia delle scuole? Vedremo adesso che cosa richiederà l'ordinanza e ovviamente la applicheremo, però è importante appunto tornare gradualmente alla normalità perché, come dire, non siamo di fronte a un'emergenza sanitaria. Dei 25 casi riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino, proprio questa mattina mi dicevano dall'ASUR che almeno 15 sono già guariti o in via di guarigione, e quindi dobbiamo prendere il fenomeno nella giusta dimensione, senza sottovalutare nulla, ma senza neanche creare più problemi di quelli che già ci sono. Quindi calma, invito tutti alla calma, come vedete nessuno sottovaluta nulla, ma dobbiamo anche avere la capacità di ripartire. Il comportamento di Ceriscioli come lo giudica? Io prendo atto, i sindaci non decidono nulla su questa vicenda, è una vicenda di competenza nazionale e regionale e ovviamente ci fidiamo delle decisioni che hanno preso.